Direttore, parto con chiedere a te una considerazione sulla partita. Sì, partita dove il primo tempo abbiamo fatto fatica, abbiamo trovato comunque Scandicci molto motivato, Scandicci che arrivava comunque dalle ultime 5 partite, 3 vittorie, un pareggio, una sconfitta, per cui uno Scandicci in salute, e abbiamo fatto fatica. E nel secondo tempo invece la partita l'abbiamo fatta noi, purtroppo prendere poi qualcosa nel finale fa male, però questo è il calcio. C'è anche un po' di sfortuna perché se vediamo dopo il gol subito, quell'occasione di Caradonna, il palo interno di Cazzaniga, di solito quel pallone entra, invece ha danzato sulla linea e poi è uscito. Sicuramente poi gli episodi incidono, ci vuole anche fortuna, purtroppo difficilmente succede che un palo interno la palla va fuori, eppure è successo. Colpo di testa di Caradona, secondo me appena appena più forte andava dentro, non dimentichiamoci però il primo tempo che ha fatto anche una parata strepitosa Edo, e vanno i complimenti anche a Edo perché a volte sottovalutiamo il lavoro del portiere che comunque si sta riconfermando, vedo un valore aggiunto per questa squadra. Sono altre domande? Cosa diciamo? Non è un periodo fortunato, che qualche episodio, qualche cosa così, però mi sembra che la squadra stia recuperando anche uomini, sta recuperando giocatori, cioè bisogna insistere, no? Cercare di lottare, di continuare a dare tutto, come mi sembra la squadra abbia fatto soprattutto nel secondo tempo. Beh, penso che sia stato sotto gli occhi di tutti che davanti abbiamo fatto fatica. Comunque De Angelis da 2 mesi che era fuori, è rientrato domenica 20 minuti. E oggi si è visto comunque che la condizione non è al top, abbiamo visto comunque, sappiamo benissimo che Siani che nelle ultime settimane sta giocando ma praticamente non s'allena mai, per cui davanti abbiamo fatto fatica anche perché comunque in questo momento Lucia è stato in dubbio addirittura se ne va in ingegnere in panchina oppure no, io non sono allenato perché dopo la partita di domenica a Riccione ha avuto un dolore al polpaccio e gli era fatto fatica, poi alla fine fortunatamente è entrato, ha fatto anche un grande gol e faccio i complimenti a Lucia perché comunque lavora, si impegna come fanno tutti, accetta sempre tutto e sono contento che si è tolta anche questa gioia personale.